Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. La Torah aveva parlato precedentemente che ogni ebreo può sviluppare questo amore basilare che ti porta ad osservare tutte le mitzvot tramite che uno studia e medita e approfondisce la sua mente nella grazia di Dio. E siccome la mente ha la prerogativa di controllare il cuore e controllare tutti gli organi, pure la bocca, allora tramite meditazione uno può prevalere sull'anima animale che risiede nel cuore e avere l'amore, il minimo di amore necessario per mettere in pratica tutta la Torah e le mitzvot. Ora alterebbe dice che come ogni cosa, ogni regola c'è la sua eccezione. E l'eccezione è uno che è veramente malvagio. Uno che è veramente malvagio, lui non ha controllo sul cuore. Come dicono i saggi, che i malvagi, loro sono prigionieri del loro cuore e il loro cuore non è sotto loro controllo per niente. E dunque ci sono tre livelli. Il giusto, lo tzaddik, lui ha un controllo totale sul cuore. Vuole amare Dio, subito il suo cuore ascolta ama Dio. Vuole temere Dio, subito il suo cuore ascolta e teme Dio. Il Rasha non ha nessun controllo del suo cuore, anzi, il suo cuore controlla anche la sua mente. E poi, dunque il Rasha, anche quando vuole fare la cosa giusta, non ce la fa perché il suo cuore è troppo forte, più forte di lui. Cosa purtroppo succede che molte volte stiamo facendo una cosa, sappiamo che questa cosa è sbagliata, però continuiamo a farla, non riusciamo a autocontrollarci e smettere. E purtroppo perché dobbiamo fare un po' di teshuva. Poi invece c'è il Benoni, l'uomo medio, lui può avere controllo sul suo cuore tramite meditazione. Poi non è una cosa istantanea. Tramite meditazione, medita, allora può controllare il cuore. Mentre il tzaddik è proprio una cosa istantanea. Il malvagio, anche se medita, non serve a niente. Come mai il malvagio non ha controllo sul suo cuore? Anzi, lui è prigioniero del suo cuore. Questa è una punizione per via dei grandi peccati. E quando la Torah dice che è molto vicino a te di osservare e fija con la tua bocca e nel tuo cuore di osservare, e dunque anche ottenere l'amore per Dio sarebbe una cosa facile, la Torah non sta parlando di questi malvagi, che questi malvagi anche nella loro vita sono considerati morti. C'è scritto che i giusti, mentre che sono, anche quando sono morti, sono considerati vivi. I malvagi, anche quando sono considerati vivi, anche quando sono vivi, sono considerati morti. Perché? Cos'è vita? Vita è vicinanza a Dio. Dunque, il giusto è sempre vicino a Dio. Anche quando la sua vita materiale ha smesso, anzi, lì è ancora più vivo, più connesso a Dio. Il malvagio, anche se il suo corpo materialmente è vivo, sta ancora camminando, ma essenzialmente lui è staccato da Dio e dunque è morto. E dunque i malvagi non possono cominciare a servire Dio se non prima fanno un ritorno, una teshuvah sul passato per rompere le forze negative, le kelipot, le bucce. E queste bucce, queste forze negative sono una corteccia di ferro che interrompe tra i malvagi e il loro padre che c'è in cielo. E dunque i peccati sono una corteccia di ferro che interrompono tra noi e Dio. Se noi vogliamo rompere questa corteccia, è tramite la teshuva. Come si fa la teshuva? Come si fa il ritorno a Dio? Tramite che uno spacca il suo cuore con l'amarezza della sua anima su tutti i suoi peccati, uno veramente amareggiato del suo passato,
come c'è scritto nello Zohar, suo versetto, i sacrifici del nome Elohim, di Dio, cosa sono? Spirito rotto, cuore rotto, che tramite il cuore rotto si rompe lo spirito dell'impurità dell'altro lato, e allora è possibile per i malvagi servire Dio. E lì lo Zohar fa notare che tutti i sacrifici che sono menzionati nella Torah dicono sempre un sacrificio per il tetagramma, il nome di Dio, Yud Kei Vav Kei, tetagramma. Invece sacrifici per il nome di Elohim non ci sono. Lo Zohar spiega qual è il sacrificio per il nome Elohim. È quando uno rompe il suo cuore, un cuore rotto e contrito, e un cuore sottomesso a Dio, questo è il sacrificio per il nome di Elohim. Potrebbe aggiungere qui nella parentesi, guarda lì nel Zohar, Parashat Pinchas, pagina 240, Parashat Vaikra, pagina 8 e pagina 5, primo foglio, e guarda nel Pirush del Remez lì, il Ramaz e Rabbi Moshe Zakuto, acronimo del suo nome, Ramaz, o Remez, e lui, interessante, è un grande cabalista del 1600, che era rabbino a Venezia, a Mantova per un breve periodo e a Padova. Lui ha edito e stampato lo Zohar con i suoi commenti, eccetera. E dunque abbiamo detto, è impossibile per una vaga cominciare a servire Dio se non prima fa Teshuvah, ritorno a Dio. Cos'è la Teshuvah? È di pentirsi del peccato con cuore rotto, che è proprio uno è dispiaciuto, amareggiato del suo passato. Questo livello di Teshuvah si chiama Teshuvah Tata'a, la Teshuvah inferiore, per fare elevare la Hei inferiore del nome divino, che essa è caduta tramite i nostri peccati nelle forze negative, farla rialzare dalla sua caduta, che è caduta alle forze esterne. E questo è il segreto dell'esilio della Shekhinah, della presenza divina. Come dicono i nostri saggi, sono stati esiliati in Edom, che Edom è proprio Italia, la presenza divina è con loro. Sarebbe a dire, quando una persona si comporta come un edomita, peccando, fa scendere e dà la sua sentire divina, e dà forza e vitalità, che fa vivere divina, che fa vivere la sua anima, la dà alle forze negative. E dunque, in certo senso, quando uno pecca, è come che si prende questi sanguisughi addosso. E questi sanguisughi qui sono le forze negative, ti prendono la tua energia. Che queste forze negative sono investite nell'anima animale, che essa risiede nel cuore, nella parte sinistra del cuore, essa si rivela lì, e l'anima animale deriva dalla Kelipa, dalle forze negative, e essa, l'anima animale, regna sull'uomo mentre che lui è malvagio. Lei regna sulla piccola città che è il corpo dell'uomo. E cosa succede? Che Nefesh, Ruach, Neshama, i tre livelli dell'anima divina sono sottomessi in esilio all'anima animale nel momento del peccato e finché uno non ritorna a Dio. Però quando uno fa Teshuvah, ritorna a Dio, il suo cuore è rotto dentro di sé, ha rotto, spaccato lo spirito di impurità dell'altro lato, allora si separano tutte le impurità e l'anima divina si alza dalla sua caduta, sta in piedi come spiegato altrove. Shalom a tutti, abbiamo concluso il capitolo 17.